Grande successo questa mattina per la prima edizione di Nuceria Run, gara podistica aperta ad atleti, professionisti e amatori, organizzata dall'Associazione Officina 2009 e dalla Polisportiva Folgore. Percorso di 10 km esatti per gli atleti pro che hanno attraversato le frazioni di maggiore interesse storico e culturale della città. Una festa di sport che in ambito femminile ha visto il successo di Anna Senatore della SD Cava Picentini Costa d'Amalfi. Tempo di 41.02 per la vincitrice con un ampio margine sulle inseguitrici Elena Lombardi, Anna Gaudio, Giovanna D'Alessio e Filomena Sica, tutte targate Polisportiva Folgore. Tra gli uomini manco a dirlo ad aggiudicarsi la gara è stato Pasquale Iapicco, fresco di titolo italiano, categoria Seniores Master 45, nei 10 km su strada. L'atleta dell'Isaura Valle dell'Irno ha battuto i compagni di squadra Massimiliano Fiorillo, Vincenzo Lambiase e Sokol Colaveri con l'inserimento al terzo posto di Giovanni Giordano del Monte Miletto Team Runners. Grande festa per le gare riservate ai più piccoli nei 1000 metri, vittoria di Vito Amabile davanti alle agguerritissime quote rosa Gioconda Diana e Miriana Rosanova. Nei 600 metri vittoria per Alessandro Amantea davanti a Francesco Fresa e Antonio Russo, tutti classe 2003. Nei 300 metri ad aggiudicarsi la vittoria è stato Orlando Battipaglia davanti al coetaneo Antonio Tortora e al più piccolo Mario De Vivo, 8 anni, giunto al terzo posto. A chiudere nella gara dei 200 metri vittoria per Luca Landini, 7 anni, davanti a Matteo Sorrentino e Giuseppe Santarpia. Tra gli altri premiati spiccano il giovanissimo Gaetano Fariello, insignito del premio Special Olympics, e Boris Famiglietti, primo dei nocerini tra i non iscritti a società sportive. Viva soddisfazione da parte degli organizzatori, ma anche da parte del sindaco Giovanni Maria Cuofano, che si è cimentato e ha concluso la gara di 10 km quale testimonial d'eccezione per la prima edizione della Nuceria Run. È la prima volta per la città che si apre anche alle maratone. Il senso di questa partecipazione così diffusa e la mia partecipazione personale e della nostra amministrazione è voler simbolicamente testimoniare che la nostra città ha bisogno di conservare lo spirito del maratoneta, cioè lo spirito di chi tenta di arrivare al traguardo nonostante le difficoltà che lungo il percorso si incontrano. È ciò che noi stiamo cercando di trasmettere alla nostra città e ciò che i nostri cittadini quotidianamente cercano di fare a beneficio e per la crescita della nostra comunità. Grazie a Gaetano Giordano che è stato molto attivo per l'iniziativa, a Teo, a Carlo, a tutti coloro che sono adoperati per rendere possibile questa iniziativa. Come abbiamo fatto con Nuceria Creativa, come è avvenuto con Nuceria Run, diciamo l'idea è quella di un'amministrazione che programma insieme ai suoi concittadini e mette in moto attraverso la collaborazione tra pubblico e privato iniziative che diano lustro, che diano risveglio alla cittadinanza. In bocca al lupo a Nuceria Superiore. Crepi.